Così come sul tema delle alleanze politiche, per un decennio c'è stato chi in questo paese ha detto che bisognava evitare questo mercato della contrattazione politica permanente. Il Movimento 5 Stelle ha detto che non avrebbe fatto alleanze con nessuno e che si candidava per questo a governare l'Italia. Qualcuno di noi molto umilmente faceva notare che per governare da soli bisogna avere il 51% o il 50,1%, che è difficile, che bisogna immaginare anche di costruire delle alleanze. Bastava un po' di buon senso per capire che era necessario ragionare così. Oggi siamo arrivati addirittura all'eccesso opposto, che non solo si parla di alleanze, ma si va alla contrattazione parlamentare per parlamentare. A me pare che questa sia un'immagine indegna della politica e delle istituzioni, altro che la battaglia contro la casta. Stiamo assistendo ad uno spettacolo vergognoso. La democrazia è fatta anche, come dire, di esempi, di pedagogia, di insegnamento, di dignità. Altrimenti la democrazia perde l'anima, perde il suo valore fondamentale. E se vi dovessi dire che ha dignità la democrazia italiana in questo momento, vi direi una cosa nella quale non credo. L'immagine che sta arrivando ai cittadini italiani dalle istituzioni è un'immagine vergognosa di mercato della politica.